perché vi ho voluto, vi ho invitato, ho voluto accanto a me naturalmente le persone che so che mi vogliono bene, che anche se hanno uno schieramento ideale nel cuore diverso da quello cui io oggi faccio parte, gente che comunque quando mi sono candidato mi ha sempre sostenuto, perché io parto da un principio. Innanzitutto io sono un candidato che rappresenta un territorio, non sono soltanto un candidato di una parte, evidenziando soprattutto alla sala tante persone che hanno fatto politica o che fanno politica, che io sono l'unico candidato che c'è nel territorio che va da Tortora fino ad Amandea, non ci sono altri candidati. Come al solito le coalizioni di centro-destra o di centro-sinistra riversano sul territorio naturalmente sempre i cittadini residenti a Cosenza, che vengono nuovamente sul territorio come hanno fatto un anno fa, a cercare di avere il consenso anche su un altro terreno cosentino. Sindaco, buonasera, abbiamo ascoltato l'intervento leggermente lungo, ma bisognava spiegare tante cose perché giustamente c'era un popolo di amici tutto sommato, in quanto, come dicevi, non si è abituato ad andare casa a casa come si usa fare, no? Però la concretezza poi c'è stata. Questa candidatura, spieghiamolo un attimo al popolo come funziona per quanto riguarda l'uninominale e il proporzionale. Sì, sempre c'è l'uninominale, c'è il collegio senatoriale fino a Crotone. Ogni coalizione esprime un candidato, in questo caso io per Unione Popolare e altri per le varie coalizioni. Chi prende un voto in più viene eletto in Parlamento. Ma si può essere eletti anche con altre modalità, vale a dire se la coalizione raggiunge il 20% dei voti validi a livello regionale, oppure a livello proporzionale. Tutto dipende naturalmente dalla proporzione dei voti e dei seggi che le singole coalizioni vengono a raggiungere in ambito nazionale. Questo cosa vuol dire? Che non è detto che il candidato che prende più voti o preferenze in Calabria viene eletto, ma può darsi che viene eletto chi prende meno voti, perché nelle altre regioni quelle coalizioni hanno raggiunto un numero di voti maggiore rispetto a quello calabrese. Ecco, parlando proprio di Calabria, l'Alto Tirreno Cosentino soffre quasi da sempre, no? Di esponenti dei vari partiti storici tosco-padani che si presentano prima di ogni elezione e poi non li vediamo più. Magari li vediamo qualche anno dopo quando si ripresentano un po' più invecchiati, ma non più di tanto. Questa volta, per quanto riguarda l'Alto Tirreno Cosentino, ma non solo, si ha l'opportunità di avere un candidato del luogo che conosce il territorio, che ha fatto benissimo nel proprio comune e soprattutto con una coalizione che l'anno scorso, per quanto riguarda le regionali, si è difesa alquanto bene. Sì, questo ragionamento è un ragionamento importante, di un problema, un discorso di rappresentanza e di rappresentatività. Cioè, nel senso, io sono l'unico candidato sull'Alto Tirreno Cosentino del luogo. Nel collegio uninominale chi sfida me non è del territorio, e anche al proporzionale i partiti che vanno per la maggiore non hanno dei candidati del Tirreno, quindi io sono l'unico candidato al Senato dell'intero Alto Tirreno Cosentino. E anche su questo, come dicevo stamattina, c'è da riflettere, perché comunque questo territorio non può essere sempre preda da parte di gente che viene da altre realtà a raccattare voti, ma può essere inesistente su tutte le problematiche. Sindaco, gli ultimi 30 secondi. Ieri abbiamo visto che addirittura si è scomodato un leader della sinistra europea che è venuto dalla Francia a Roma per sostenere la vostra coalizione, pur scartando quelli che sono i pseudo di sinistra, non ha voluto incontrare nessuno tranne Unione Popolare. Questa la dice lunga sull'innovazione che c'è verso sinistra. Sì, ma guardi, il problema, se mi consente, è anche un problema della vostra categoria. Cioè, purtroppo in Italia anche chi fa informazione ormai fa parte degli schieramenti politici. La rivoluzione napoletana
ha portato Mascellone a Napoli a conoscere Luigi De Magistris quando erano tempi non sospetti. In virtù di quello e del lavoro che ha fatto Luigi, questo rapporto di amicizia e di collaborazione è sempre cresciuto. E oggi chi rappresenta, o meglio alla rappresentanza della sinistra in Europa, perché l'ha dimostrato 3-4 mesi fa in Francia, ha deciso di sostenere in Italia l'unico partito di sinistra, cioè Unione Popolare, perché con tutto il rispetto Conte non è un uomo di sinistra, perché è stato al governo con tutti, è stato con Salvini, firmava i decreti sicurezza e tanto altro. Non lo è sicuramente il Partito Democratico di Letta, che non soltanto è stato tra i fautori della missione della guerra, è un partito che di sinistra non ha niente, avendo fatto quelle norme, quelle leggi che tutti conosciamo e che sono sulla scuola, sul lavoro, sulla cancellazione dell'articolo 18, sulla mancanza di tutela dei lavoratori. Basta pensare a quello che sta succedendo ogni giorno in Nord Italia, nelle fabbriche, dove non c'è giorno in cui senza le protezioni per i lavori del lavoratore ci sono dei decessi.